Salve a tutti. Allora, andiamo velocemente sulla parte legislativa. Ovviamente lo vedete anche però scritto nelle informazioni del video. Il video è per il concorso 2020, concorso ordinario, concorso straordinario, ma anche TFA. E si parla di legislazione e Costituzione italiana. Legislazione e Costituzione. Andiamo a vedere quali sono gli articoli fondamentali. Cerchiamo di fare adesso un video riassuntivo. Allora, sono fondamentali l'articolo 1, che è anche il relativo al principio alla democrazia. Non vi leggo tutto l'articolo 1, ma vi dico che la norma di base dell'articolo è che la nostra Repubblica si fonda sul consenso dei cittadini, che sono gli unici legittimi titolari della sovranità. Quindi cittadini, titolari legittimi della sovranità. Poi, importanti articoli, vabbè, ovviamente se sono gli articoli 2 e 3, articolo 1, 2 e 3 sono sicuramente tra i più importanti. Relativo alla dignità umana. Dignità. La Repubblica riconosce il primato della persona e il rispetto della libertà individuale. Ovviamente la libertà individuale non deve andare a ledere la libertà dell'altro. Adesso sto facendo un video estremamente sintetico. Poi ovviamente possiamo andare nella specificità di ogni articolo. Principio di uguaglianza. I cittadini sono uguali di fronte alla legge e di fronte alla società. Uguaglianza, quindi sono uguali nella legge, la legge uguale per tutti, no? E nella società. In teoria siamo tutti uguali. Tra gli articoli 5 e 6 si estrapola l'accettazione delle diversità. Che poi tutti questi tratti voi li ritrovate poi nelle varie metodologie didattiche e nei vari, insomma, pedagogisti. Quindi si riconosce la diversità culturale degli individui e non deve essere questo motivo discriminante. Quindi la diversità è potenzialmente costruttiva, no discriminazioni. Questa ovviamente è una tabella proprio rievocativa. Poi, negli articoli 2 e 3 si riesce anche a estrapolare il fatto che chiamiamo così, principio della pluralità, che esalta quindi la scuola e la famiglia, cioè i piccoli gruppi. Quindi i piccoli gruppi quali scuola, famiglia, quindi le formazioni sociali, sono le comunità intermedie che si frappongono tra individuo e Stato. Nel nostro caso c'è la scuola. Quindi una pluralità di comunità. Negli articoli 1 e 4 troviamo il lavoro come centrale nella vita. E quindi ovviamente noi come insegnanti dobbiamo sicuramente educare verso determinati obiettivi, sicuramente sociali, di rispetto, etici,
morali, eccetera, eccetera, ma sicuramente dobbiamo riuscire a dare un bagaglio di competenze agli studenti che siano importanti per trovare lavoro. Principio di negli articoli 2 e 4 troviamo i principi di solidarietà. Quindi relativi alla fratellanza tra cittadini, fratellanza, solidarietà, tant'è che noi viviamo in uno stato sociale. Nell'articolo 8, sempre relativo anche alla diversità, possiamo estrapolare il culto, la libertà dei culti, quindi lo Stato diciamo, ci garantisce un'eguale tutela delle diversità e delle diversità, quindi anche delle diverse religioni, libertà di culto. Nell'articolo 10 mettiamo internazionale, non è l'Inter, ma è l'ordinamento giuridico italiano che si conforma alle norme del diritto internazionale, quindi diritto italiano in linea col diritto, vabbè, sicuramente dell'Unione Europea, più esteso nella nostra Costituzione, che è meravigliosa, veramente, diritto internazionale. Vediamo se c'ho ancora una linea di spazio per vabbè, noi abbiamo anche l'articolo 11, che in teoria, anche se non sempre viene rispettato nemmeno dagli stessi politici, che è relativo alla pace, il nostro Stato, l'Italia, è contro la guerra, ripudia la guerra, e quindi non lo considera né risolutivo alle, come controversie, per esempio quello che ha fatto Bush dopo, se vi ricordate, Bush e Bin Laden, e assolutamente non va usato nemmeno come mezzo di offesa. L'Italia contro la guerra, sia come offesa che come difesa, e contro la guerra in termini globali. Benissimo, questo era solo un assaggio di articoli fondamentali, ma ne mancano sicuramente tanti altri. Buon lavoro e buona giornata.